Il motografo. La scorsa settimana, durante la mia conversazione con Flavio Reglio, è uscito il nome di Angelo Cecchelin, un nome che mi hanno fatto in realtà molte delle persone con cui ho parlato durante le mie ricerche. Cecchelin, mi pare di capire, è stato un grande, un gigante del varietà prabellico. A livello di un Aldo Fabrizi o di un Macario, se non addirittura di un Totò o di un Eduardo. Uno che, recitando in dialetto triestino, faceva il tutto esaurito dalla Sicilia alla Valle d'Aosta. Una star della radio e del mercato discografico. Eppure è un nome che a me risulta del tutto sconosciuto. Perché? Perché Cecchelin, triestino, mazziniano prima e socialista poi, fieramente antifascista e soprattutto comico sagace e fulminante, che prima della guerra si è trovato ad avere a che fare con i tribunali austro-ungarici e con quelli fascisti. 86 diffide, 3 arresti, 2 processi, 3 sospensioni dall'attività lavorativa e 3 anni di sorveglianza speciale. All'indomani della liberazione si trova invischiato in un processo che lo vede ingiustamente accusato di aver partecipato all'infoibamento di alcuni fascisti durante i 40 giorni di occupazione di Trieste da parte dei partigiani jugoslavi del maresciallo Tito. Cecchelin, con la vicenda atroce della foiba Plutone, non ha nulla a che fare. La sua colpa, che gli costerà una condanna paradossale a 2 anni di galera, è quella di aver denunciato come collaborazionista l'attore ed ex membro della sua compagnia, Nino D'Artena, al secolo Giacomo Pellegrina, che sarà poi, in effetti, una delle 18 vittime gettate nella foiba dalla famigerata banda Steffè, un'accusa che sta in piedi a stento. D'Artena era un noto fascista e aveva lungamente collaborato con il regime prima e con le forze tedesche d'occupazione, ed era stato a ben vedere denunciato da più di una persona. Ma era il 1947 e quella era Trieste. L'idolo delle folle Cecchelin, l'uomo che all'indomani della liberazione era stato portato in trionfo per le vie della città, ha la colpa di non battere quanto si vorrebbe sul tamburo antislavo. È un fermo sostenitore dell'italianità di Trieste, certo, ma anche della, parole sue, fraterna convivenza con il popolo slavo. Ed è un accanito oppositore del ritorno sulla scena pubblica di ex fascisti e collaborazionisti riciclati. E come dargli torto? Già, ma Trieste in quel momento è una città di frontiera tra i due blocchi che si stanno creando. E Cecchelin è finito schiacciato nel mezzo. Fatto sta che nel 49, uscito di galera, l'uomo che a Trieste tutti portavano in palmo di mano diventa un paria, un reietto. Se ne va in tournée, poi si stabilisce a Torino. Ma ormai è fuori dal giro, è dimenticato dal pubblico e rimarrà fuori dall'onda del cinema prima e della TV poi, che consacrerà i vari Totò, Fabrizi e Raschel. Sì, vabbè, ma cosa c'entra la storia di un comico triestino con il teatro milanese? C'entra, perché è proprio a Milano che si consuma davanti al Tribunale Speciale il processo che nel 42 porta alla sospensione di Cecchelin dall'attività scenica, oltre ad una multa e una condanna ad un anno che poi gli viene condonata, per inosservanza delle norme sindacali e per offese al duce. Ed è a Milano, al Carcano nello specifico, che nel 39 si sono svolti i fatti che vedono protagonisti Cecchelin e proprio il D'Artena, che sarà autore della denuncia contro il suo capocomico. E io al Carcano ho appuntamento con Renato Sarti, che non ha bisogno di presentazioni come attore, regista e drammaturgo, ma che è anche un esperto e un amante di Angelo Cecchelin e alla sua vicenda ha dedicato il libro La vita è un bidon, scritto assieme al giornalista Roberto Duiz. Buongiorno Renato, grazie per aver voluto partecipare a questa puntata speciale. E noi siamo qui oggi davanti al Carcano per parlare della vicenda di Angelo Cecchelin, che vedrà proprio nel Carcano uno snodo purtroppo abbastanza importante per la sua carriera professionale. Comincerei però da Cecchelin in sé. Chi era e artisticamente come possiamo raccontarlo? Allora, intanto grazie a te che mi hai invitato. Mi scuso se sono un po' giù di voce eccetera, perché sono un po' raffreddato, ma allora, Cecchelin è, diciamo così, per dirla in breve,
Il Petrolini Triestino. Per chi non sa chi era Petrolini, Petrolini era la maschera, il comico, forse sarebbe giusto usare il termine cabarettista, ma diciamo il comico per capirci, più importante di Roma, cioè quello che ha riempito le sale di Roma nel periodo, dopo la prima guerra mondiale, adesso non so fino a quando abbia lavorato Petrolini, ma Cecherin ha praticamente riempito le sale triestine dove si esibiva a partire alla fine della prima guerra mondiale, intorno agli anni 20, fino alla fine della seconda guerra mondiale. Non ha fatto solo, riempito solo le sale triestine, ma faceva con la sua compagnia, la Triestinissima, tournée in tutta Italia. E faceva tournée in tutta Italia, in Sicilia, in Calabria, in Puglia, andava in giro con questi camion, con questi carretti quasi, andava in giro in tutta Italia con la sua compagnia. Tu hai situato davanti al carcano questa situazione, ma per certi versi forse avremmo potuto anche, mi è venuto in mente adesso, situarlo anche davanti al piccolo. Perché? Perché dopo approfondiremo chi era Cecherin, però vale la pena fare una premessa. Quando mi ha scritto questo libro, io l'ho presentato con Giorgio Strehler al Teatro Lirico. Perché con Giorgio Strehler? Perché il nonno di Strehler, praticamente Strehler non ha avuto il papà, si è comparso che lui era piccolissimo, il nonno fatto da padre, era un impresario teatrale che gestiva una sala a Trieste, il Teatro Cinema Fenice, se non sbaglio, dove si esibiva chi? Cecherin. E quando io gli parlai a Strehler di rappresentare questo testo, di presentare questo libro, lui mi disse: "Ah sì, che mio nonno, mi ricordo ancora, veniva a casa ogni tanto e diceva: porco qua, porco là, e me lo ha portato via, e me lo ha portato via." Cecherin, la sua fama è dovuta soprattutto al fatto che, oltre a bravura, oltre a riempire i teatri, al fatto che durante il fascismo fu quello che raggiunse il record di sospensione. Esattamente, guarda, te lo leggo perché è scritto qui dietro copertina: 86 diffide, 3 arresti, 2 processi, 3 anni di vigilanza speciale, 3 sospensioni dell'attività delle sue compagnie. Perché? Perché durante il fascismo era uno dei pochi che aveva il coraggio di fare battute su Mussolini. Faccio un esempio, un paio se ti va. Una era, per esempio, Mulo Carletto, era il Pierino della situazione. E Mulo Carletto va a scuola e dice al maestro: "Maestro, maestro, la mia gatta che ha fatto 3 gattini bei, 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 ma bei, 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 come i fascisti." E il maestro, tutto contento, dopo 2 giorni lo porta dal preside per fargli un encomio. E quando arriva davanti il preside dice: "Bravo, Mulo Carletto. Mi hanno detto che hai detto una frase bellissima, hai detto che la tua gatta ha fatto 3 gattini che sono belli, belli come i fascisti." Dice: "No, no, 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 i sebei come i socialisti." "Ma come? L'altro giorno mi hai detto che era bene come i fascisti." "Sì, ma oggi che ha aperto gli occhi." Ecco. Oppure l'altra, l'inglese, che dice all'italiano: "Noi siamo una democrazia e noi possiamo parlare male, perché non c'è la dittatura, possiamo parlare male di Churchill." E l'italiano risponde: "Ma anche noi possiamo parlare male in Italia di Churchill." E via avanti così. Ecco. Qui in realtà battute che per certi versi a noi sembrano estremamente innocenti, ma che ai tempi potevano avere una carica decisamente più forte. Dirompente, c'era la censura. Una volta, dopo essere stato arrestato, questo sul libro non c'è perché ce l'ha raccontato un ragazzo, una persona dopo che l'avevamo scritto, uno dei tanti arresti, sospensione dal lavoro, cui Cecchinin non si esibiva, quando tornava in teatro c'era un'attesa che era fenomenale, perché il pubblico sapeva che, tornato dal carcere o dalla sospensione dal lavoro o dall'interrogatorio, eccetera, eccetera, lui non si risparmiava e continuava imperterrito a fare le battute, e le battute che si aspettavano quando rientrava dovevano essere ancora più potenti. A volta rientra dopo un arresto, entra dal fondo della sala, si fa tutto il corridoio centrale, si piazza davanti al palco
e verso il pubblico fa, adesso qui non so se si vedrà la mano, lui fa la mano fascista, c'è fascista, tutto il pubblico, e lì, bocca aperta, spalancata, dice, ma Dio, cosa è successo? Questo qua è diventato fascista, e dopo un po' lui fa, senti così ha fatto il mio can quando sono arrivato a casa. Ecco, era uno che faceva le battute. E che è il ruolo poi del comico, del cabarettista? È quello di sbeffeggiare il potere, che sia il dittatore, che siano i ministri, che siano i politici, che siano le personalità, il ruolo è questo. E Ceccherini ha svolto questo suo lavoro a Trieste in una maniera. Lui poi abitava in Città Vecchia, dove, oltre alle battute probabilmente che lui poi esibiva sul palco, le rubava nelle osterie. La sua formazione, il suo ufficio era un'osteria. Dove arrivavano gli avventori, dove arrivavano i briacconi, dove arrivavano le venditrici dei mussoli, che erano specie di cozze che si vendeva d'inverno con le bancarelle, dove arrivavano i venditori ambulanti, che sono stati maestri di tanti comici, perché i venditori ambulanti hanno questa caratteristica, che parlano, intrattengono il pubblico, cercano di attirarlo. E quindi lui rappresentava, diciamo così, il popolo triestino, la cultura popolare triestina. Ed era antifascista. Forse non era comunista socialista, ma sicuramente repubblicano, sicuramente non fascista. E dicevamo Milano perché appunto Ceccherini, nonostante recitasse sostanzialmente in dialetto, possiamo dire, però come tante compagnie del tempo, compagnie dialettali riuscivano appunto a uscire dalla piccola sfera di triestinofona, eccetera, e girare appunto l'Italia. E a un certo punto Ceccherini arriva a Milano dove si becca una delle sentenze più, o meglio, dove scoppia il caso che lo porterà a una delle sentenze più dure di quelle che il regime fascista gli ha comminato, giusto? Sì, all'interno di una, diciamo così, discordia di carattere sindacale, uno dei suoi scritturati, un certo Antonio Pellegrina, in arte D'Artena, Nino D'Artena, a un certo punto c'è una discordia, c'è una discussione sulle paghe, eccetera, eccetera, e Ceccherini all'ardire di dire a questo Nino D'Artena, dice, senti, c'è un aumento del stipendio, faglielo domandare a quel monade Mussolini. Questo fa scaturire una denuncia da parte del D'Artena, che senza andare troppo in là, però era uno che poi era stato denunciato da Radio Londra quale spia dei nazisti, un fascista. Insomma, tutta la vicenda finisce davanti al Tribunale Speciale, che chi sa di storia sa che cos'è il Tribunale Speciale Fascista, era un tribunale terribile, gli comminano non so quanti anni, un paio d'anni, ma per fortuna, questo avviene a ridosso del 25 luglio, quando cade il regime, e in qualche maniera lui sconta una pena abbastanza breve. Il problema è che il proseguo di questa storia qui poi diventa complicato, complesso, delicato anche, perché nel dopoguerra, quando finisce la guerra e arrivano gli alleati a Trieste, Ceccherini va per andare a denunciare questo Nino D'Artena. Quando arriva dal notabile per denunciarlo, il notabile dice: guarda, lascia perdere, Angelo, perché ci sono già le denunce contro di lui, è stato anche denunciato da Radio Londra come spia dei tedeschi. Pende su di lui già un mandato di cattura. Delle denunce. Poi non si sa cosa succede, sta di fatto che nel 47, quindi 2 anni dopo, all'interno della foiba Plutone viene rinvenuto il corpo di Nino D'Artena. E lì si scatena tutto quello che era in quel momento a Trieste il clima antislavo. Teniamo conto che c'era stata l'occupazione dei Titini per 40 giorni, con le conseguenze che sappiamo, che al di là poi che un discorso molto complesso e molto delicato. Parlarne in fretta rischia di essere, No, diciamo così, infatti. però diciamo che all'interno di quello che è il fenomeno delle foibe, Ceccherini si ritrova in pieno. Per far capire la storia, diciamo che l'elemento secondo me che fa capire meglio di tutto quanto la storia è il fatto che l'avvocato di Ceccherini,
colui che aveva difeso Angelo Ceccherini durante tutto il periodo del fascismo, quando era stato arrestato, quando era stato denunciato, quando era in sospensione del lavoro, di fide, eccetera, eccetera, era il papà del critico Tullio Kezic. Si chiamava, se non sbaglio, Giuseppe, adesso non mi ricordo, Giovanni Kezic, adesso non mi ricordo il nome, ed era il papà di Tullio Kezic, che era un avvocato. Tutto il periodo dell'attività di Ceccherini aveva difeso. Quando nel 1947 si svolge il processo a Trieste contro Ceccherini, perché viene accusato di essere stato colui che, grazie a causa della sua delazione, il D'Artena è stato ucciso nelle foibe, Kesic, l'avvocato, dice a Ceccherini: io non posso difenderti. E Ceccherini chiede: ma perché? Scusa, mi hai sempre difeso. Non è il momento a Trieste, in questo momento qua storico, non è il momento di avere un avvocato che finisce in Nietzsche. E difatti prenderà un altro avvocato. La condanna è a 4 anni, poi viene ridotta a 2, e sta di fatto che gli rovina la carriera. Se gli altri comici, ci sono delle foto in cui si vede Angelo Ceccherini con Tognazzi, Walter Chiari, Renato Rascel, che facevano partite all'Arena di Milano. Ci sono delle foto. Se quei comici lì poi hanno avuto una fama che è cresciuta grazie alla televisione che partiva e dal cinema, Ceccherini invece quella condanna gli stronca la carriera. Lui se ne va via da Trieste, va a abitare da Torino, torna poche volte a Trieste ed è un ritorno molto amaro, perché noi avevamo intervistato Mario Bardabasso, che era il batterista che lavorava nella compagnia di Ceccherini, e ci aveva fatto questa testimonianza, cioè diceva che un giorno, si parla già degli anni, quasi degli anni 50, Ceccherini torna a Trieste, incontra Bardabasso in piazza Goldoni, e quando Bardabasso vede Ceccherini lo saluta, Angelo Ceccherini si mette quasi a piangere. E questo batterista dice: ma perché Angelo, perché piangi? Perché, perché, perché? Piazza Goldoni è la fine di Corso Italia, l'arteria più importante del centro cittadino. Ho fatto tutto il Corso Italia, dice Angelo al suo ex batterista, e in quel corso dove mi hanno portato in trionfo alla caduta del regime. Il 25 luglio lui viene portato in trionfo, c'è una descrizione di Tullio Kesi, di questo specie di folletto che viene buttato in aria dalla gente come eroe popolare. In quello stesso corso dove io non potevo passare perché fare da Piazza Unità, da Piazza della Borsa a Piazza Goldoni ci mettevo ore. Perché chi voleva un vasetto, chi voleva per il piccolo, chi voleva una stretta di mano, la signora che voleva l'autografo, chi voleva bere un caffè con me, cioè era l'artista più popolare di Trieste, e questo corso ci mettevo un'ora, un'ora e mezza, perché tutti volevano darmi la mano, salutarmi, andare a bere un caffè, fare una coccola, una dedica a quel bambino, eccetera, eccetera. Adesso ho fatto quel corso e c'è chi ha girato la testa dall'altra parte, chi ha sputato per terra, chi mi ha detto po brutto porco sciavo, sciavo un'offesa, no? Sia ben chiaro, nei confronti degli slavi, e quindi lui praticamente poi non tornerà a Trieste, la sua carriera finisce con qualche epigono cabarettistico a Torino, dove c'erano comici di diverse regioni, perché c'era la fabbrica, la Fiat, eccetera. Una carriera distrutta. Ecco, tieni conto che lui in un anno, adesso non mi ricordo in che anno, se non sbaglio, il 33, 34, 1135 repliche. Perché? Perché lui faceva l'avanspettacolo. L'avanspettacolo cos'era? Lo spiego per chi non lo sa. A quei tempi le piste del cinema erano enormi e delicate. Non è che potevi farle su in un secondo. Una pizza era enorme, come si vedeva nel film Cinema Paradiso, e c'erano due pizze, una per il primo tempo e una per il secondo. Cosa succedeva? E quando era finito il film, per ritirare sulla pellicola dall'inizio, senza che si spaccasse, con calma, eccetera, eccetera, ci mettevano più di un'ora, un'ora e mezza. E allora, avanspettacolo significava che Ceccherini e la sua compagnia facevano una cosa prima dello spettacolo, ma per spettacolo si intendeva il film. Quindi era avanspettacolo, prima del cinema diventava avanspettacolo. E ne facevano 1125 nel 1933. Scriveva sempre, cambiavano una commedia alla settimana, balletto, numeri comici, soubrette, eccetera, eccetera. Cioè, con lui aveva collaborato dei scenografi che avevano lavorato al teatro
Teatro Verdi di Trieste, che era uno dei più importanti in Italia, e musicisti che avevano collaborato anche con Eduardo, per dire, cioè il livello di qualità era altissimo. Ecco, diciamo che la sua carriera è stata stroncata da questa storia delle foibe, che quando si dice che a Trieste non se ne è parlato sì, perché quando c'è il processo contro Cecchettin sulla cosa della foibe si ferma la città. Immagino come se oggi arrestassero Claudio Bisio, anzi Benigni. Benigni, o per Milano quello che era Dario Fo o Iannacci 20 anni fa. Si ferma tutto, tutta questa storia delle foibe. E lui viene, in quel clima lì non poteva che essere massacrato. Il tutto, ribadiamolo, lui in realtà non aveva niente a che, sicuramente non aveva niente a che fare con l'esecuzione, poi con l'infoibamento di D'Artena, ma in realtà nemmeno con il suo arresto, perché tanto l'avevano già preso di fondo. Esatto, non solo, venne fuori, leggenda metropolitana, che al processo poi sparì, venne fuori che il corpo di D'Artena trovato nella foiba aveva un pacchetto di fiammiferi che ho scritto Angelo Cecchettin. Allora, a parte che dopo 2 anni, in una foiba, con l'umidità che c'è, eccetera, un pacchetto di cerini, di fiammiferi non rimane niente, no? Ma è una storia che è venuta fuori nel periodo del processo, eccetera, che poi è sparita nel nulla. Al processo non se ne è mai parlato. E non solo, lui era stato processato insieme a quelli che erano state la peggiore espressione dell'occupazione tittina Trieste, quella che era chiamata la Volante Rossa. E attenzione, era composta di personaggi sì che magari potevano essere anche comunisti tittini, ma alcuni erano ex della decima MAS, alcuni erano dei malviventi, alcuni erano gente che aveva avuto pendenze penali precedenti, processi, cioè, e rifanno il processo a Cecchettin insieme a questi personaggi. E lì viene praticamente massacrato e distrutto. È una città che dietro questo suo, se tu arrivi dal mare Trieste, sembra quasi fatta pan di zucchero, sembra quasi un dolce, sembra quasi e invece purtroppo la storia l'ha costretta ad avere dietro questo aspetto molto bello dei denti e pesce cane. È una città che vive su un confine che in un secolo 3 volte il confine balla, con la conseguenza fiume di sangue. E ancora oggi quella tensione non è del tutto scomparsa, ancora oggi, secondo me. Tornerei un attimo invece sul processo legato ai fatti di Milano, invece, perché c'è una cosa che io ho trovato interessante per capire che cosa fosse la censura fascista. Adesso è chiaramente una cosa magari minore rispetto a, evidentemente, alle leggi razziali o alla deportazione degli oppositori politici, però. La questione tra D'Artena e Cecchettin era una questione sindacale in cui D'Artena riteneva di non essere pagato quanto prescritto dalle norme, che sarebbe anche una cosa, come dire, sensata. Tu sei il mio datore di lavoro, mi dai meno del dovuto, io ti denuncio, giusto. Ma la cosa che ha scatenato, almeno che mi sembra di capire da quello che ho letto, che ha causato la vera sentenza contro Cecchettin, non è lo sfruttamento del lavoratore o il non rispetto delle norme sindacali, è l'avere detto che Mussolini è un mona. Cioè, il Certo. paradosso, tu puoi fare quello che ti pare con i tuoi lavoratori, chi se ne frega, ma non azzardarti a dire in privato che il duce è un deficiente, perché se no ti impediamo di lavorare per 2 anni. Sì, per di più c'è un aspetto anche buffo rispetto a questo, che evidentemente il processo fu svolto in un'aula del tribunale in cui il presidente era, diciamo così, simpatizzante per Cecchettin o, diciamo così, sotto sotto un po' antifascista, no? O perlomeno non dichiaratamente fascista, per cui il racconto della Iole Silvani racconta che, questo purtroppo sul libro non l'abbiamo messo perché non avevamo una fonte sicura, ma lei ce l'aveva raccontato dopo, ci fu questo fatto molto buffo che allora a un certo punto si intendono giudice e Cecchettin, perché a un certo punto il giudice dice: ma lei quando ha detto mona a Mussolini, intendeva che lui è un mona per davvero oppure no? No, mi quando vi ho detto mona a Mussolini, che dicevo mona perché volevo così con D'Artena, e continuano a dire
a scambiarsi battute ripetendo minimo 20-30 volte quel mona de Mussolini, quel mona de Mussolini, quel mona de Mussolini, con... diceva che era diventato un teatro anche quell'aula del tribunale. No? Dopo lui si prende la condanna, lo fermano 3 mesi, se non sbaglio, per il lavoro, eccetera, eccetera. Ritorna a calcare le scene dopo un periodo lungo di privazione, però quel processo, diciamo così, si svolge anche quello all'interno di una cornice quasi teatrale. Poi si becca la pena e la condanna, e quindi non è così simpatico. Però trovo questa maniera anche lì di fare delle battute contro Mussolini, insomma, ecco. Magari possiamo finire con un paio di battute anche su attenzione, la sessualità, no? Noi sappiamo che dietro il fascismo c'era, abbiamo imparato da Pasolini, che c'era depravazione, no? In un caso molti gerarchi erano violentatori, depravati. Il film di Pasolini descrive bene quel clima. Come del resto anche i nazisti, no? Cioè la prima volta che Göring si presenta da giudice a Norimberga, il giudice di Norimberga gli dice qui le unghie rosse no, si tolga lo smalto, per dire. Cioè, noi sappiamo che dietro quell'apparente rispetto alla sessualità è la vita, ordine, c'era di tutto, ma nonostante questo la sessualità era bandita, e Cecchettin faceva, oltre battute sui politici, anche battute sulla sessualità. Una bellissima era: ciao, te sa che mio, sempre il mulo Carletto, ciao, te sa che mio zio si è morto da aritmetica. Aritmetica, cioè lui che aveva 68 anni, che ha sposato una ragazza di 22, la prima notte del matrimonio, che ha volesto vedere quante volte 68 stava in 22, e allora si è morto. Oppure un altro mio zio che aveva 60 anni, si era sposato con una dei 20, per far bella figura va a dormire ogni sera con un pigiama di seta giapponese e una penna stilografica nel taschino. E perché con la penna stilografica? Perché che dice sempre a sua moglie: se non vengo te scrivo. E via avanti così. Una bellissima del dopoguerra era nella piazza piena, Piazza Unità. C'è l'oratore che dice: io vi libererò dai fascismi, io vi libererò dai comunismi, io vi libererò dai nazionalismi. E dal fondo della piazza un vecchietto urla: e per i reumatismi non avevo caso? Ecco, no. E lui era il centometrista della battuta, cioè aveva i tempi rapidi, battuta proprio. Lui aveva questa voce chioccia, che non è un caso, che molte volte viene adoperata da tanti comici, un'arte sopraffina della comicità. Bene, in qualche modo io spero, nei limiti del possibile, di essere riuscito a far arrivare ai miei quattro ascoltatori, come direbbe Manzoni, essere riuscito a fargli arrivare un po' l'immagine di questo artista, di cui purtroppo si trova poco, mi è parso di capire. Io ho trovato delle registrazioni di suoi dischi, perché era anche incideva anche dei dischi comici, giusto? Dischi ci sono tutti, tutte le sue canzoni, il suo repertorio è stato inciso, è stato registrato. Non ci sono video, immagini. C'è solo un'immagine sua, ma ormai periodo in cui era stato già cacciato via da Trieste, era andato via da Trieste, fa un film a Venezia con un attore famoso americano, ma fa una partecina proprio piccolissima, e non ci sono immagini sue. Questo è un peccato, perché comunque avevo un modo di recitare. Tieni conto che risentiva un po' di quello che dicevamo prima, l'area della cultura del cabaret tedesco, di Karl Valentin, che poi Karl Valentin dietro lui c'è Brecht, c'è il mondo del cabaret, eccetera, eccetera. E tieni conto che a Trieste la battuta non si dice battuta. Se tu fai una battuta, io non ti dico hai fatto una bella battuta, io dico: ah, che bel witz! Witz in tedesco significa battuta. Lui risente di quel modo lì, un po' lepido, un po'... Comicità all'aceto lo chiamo io, ecco, comicità all'aceto. Grazie ancora. Sì, a te. Dal Carcano ai giardini della Guastalla sono solo pochi passi. Ed è qui davanti alla Sinagoga Centrale di Milano che io ho appuntamento con il maestro Gianfrancesco Amoroso per farmi raccontare, la prossima settimana per voi che mi ascoltate, un'altra storia sul teatro milanese, musicale questa volta.
Avete ascoltato Il Motografo, rubrica radiofonica di turismo piccolo e destinazioni inaspettate. Potete trovare le immagini e le mappe di questa puntata e di tutti gli altri viaggi sul sito www.motografo.it. Il Motografo è anche su Instagram e Facebook. Per contattare il Motografo, scrivete a motografo@motografo.it.